Sara, che cosa stai facendo? Sta prendendo il nostro pranzo. Che cosa abbiamo mangiato ieri? Perché? Perché è stata una giornata brutta, strana. Ecco. Posso mettere l'uovo nelle banane? Vabbè, sì. Banane. Vuoi raccontarci che cosa abbiamo vissuto? Beh, ovviamente Con le censure. con le censure. Niente, Ma Federica come mi ha niente? praticamente obbligata a fare una cosa e poi dopo se ne è lavata le mani. Molto Sì, semplicemente. ma raccontiamo che cosa, se no pensano cose strane. Allora, praticamente ieri, a un certo punto, mentre la serata stava andando a rotoli, perché stava andando a rotoli, a un certo punto ci ha contattato una persona che abbiamo conosciuto e ci ha detto: sì, vorrei venire lì, però sono da solo. Io verrei pure, però sono da solo, perché tutti gli altri, non c'è nemmeno un amico, non so come fare. E abbiamo detto: vabbè, vieni da solo, noi siamo in due. E lui ha detto: meglio. Meglio. Quindi da lì che cosa è successo? Che Federica ha voluto andare per forza e quindi mi ha rotto le scatole di rispondere a sto tizio. E poi stava dormendo in macchina. Io dicevo: liberati ma la situazione, fai qualcosa. Niente, se ne è levata in mano. E mi Beh, hai lasciato in posto al lupo. non è vero, io ho parlato per tutto il tempo. Porca Io ho parlato per tutto. Basta con questo body shaming. miseria. Non Io sta facendo body shaming. ho parlato per tutto il. Alfo. Che? Alfo. Elfo, vabbè, io ho parlato per tutto il tempo, Sì. solo che Era Sara non se ne è lui. accorta. No. Sta per un'altra dimensione. Rispondevo proprio a tutte le domande. Poi a un certo punto, ecco, a un certo punto c'è stata una. Mi sono rianimata perché praticamente volevano chiamare il ragazzo con il segreto più irrivelabile di tutta la Puglia. Cioè, veramente abbiamo conosciuto il re del poliamore noi. E non sappiamo come faccia, quale sia il suo segreto, come faccia quest'uomo a fidanzarsi con tutta la Puglia. L'abbiamo conosciuto il giorno precedente ed è stato veramente, non lo so, è stata una rivelazione. C'è questo ragazzo che è fidanzato con due ragazze più un altro ragazzo e tutte e due, sia io che Sara, ci siamo innamorate di lui per questo. Anche se, vabbè, ci siamo innamorate comunque. Ah sì, che brava. E abbiamo chiesto al suo amico, quindi, com'è possibile che il tuo amico faccia questo? Qual è il suo segreto? E questo ragazzo che ci portava a spasso ha detto, adesso lo videochiamiamo così glielo chiediamo, ma alla videochiamata non ha risposto nessuno. E quindi sappiamo solo che questo personaggio ha un segreto, ma non sappiamo quale. Esatto, E mamma mia. Perché perché oggi Sara è felice? Perché ridevi? rideva? Perché ridevi? Perché Che ne so, perché ridevi? Dai, rideva? Vabbè, tra abbiamo tre ore. passato una serata un sacco strana, cioè, brutta, Brutta. strana, molto 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 strana. Io ci ho provato una volta, ci Brava, ma tengo. no, ma tu adesso ridevi perché abbiamo ricevuto un'ottima notizia. Ah, questo ragazzo verrà a Roma da Federica. Ospite da Federica. E niente, faremo un video insieme e poi me ne vado però. Questa precisazione. Giusto per precisare che poi me ne Lei vado. precisa che poi se ne va, vabbè. E poi pure lui se ne andrà, se ne vanno tutti poi a un certo Se ne vanno tutti. punto. No? Quindi so, se ne vanno tutti. Se ne vanno tutti? Voi che dite? Io penso di sì. A un certo punto ognuno torna a casa sua. Ma adesso vi saluto e me ne vado a quel paese. Ah, 2 ore di sonno, non lo so, la mia faccia fa sempre più schifo, ragazzi, veramente. Com'è sta stazione? Un po' antica. È rotto la macchinetta, è rotto. Ci hanno detto di fare il biglietto sul treno. Vabbè. Andiamo. Allora, siamo sul treno per Monopoli. Poi dobbiamo prendere da Lecce abbiamo preso il treno per Monopoli, poi da Monopoli dobbiamo prendere un altro treno. Arriveremo alla stazione di Polignano a Mare. E praticamente penso arriveremo per le 15 e qualcosa, 15:30 forse. Ah, ok, proprio alla fine del viaggio alle 2. Arriviamo alle 2 a Polignano a Mare. A Mare. Arriviamo alle 2 a Polignano a Mare. E devo assolutamente riposarmi perché ho continui colpi di sonno
E poi un caffè me lo prenderò alla fine. Però tutto procede bene. Oh, questa è la nostra nuova casa a Polignano a mare. Siamo appena entrate. Dietro di me c'è la porta. Guarda che bella! Questa è una panoramica della stanza. Qui c'è subito il bagno. Me. C'è anche una doccia molto carina. Questa è carinissima di casa, è anche molto pulita, c'è proprio un profumo buono all'interno. Bagno finestrato. Poi i quadretti bellissimi. Specchio. Proprio carina, carina, carina. Quadro. Io. E da quest'altra parte l'armadio. Comodini diversi che piacciono tantissimo. Oh, c'è anche la TV. Eccola. Bella. Figo, adesso ci riposiamo un attimo. Mamma mia, che stanchezza. Oggi siamo in un mood totalmente fuori dal mondo. Abbiamo dormito. Abbiamo dormito un paio d'ore, abbiamo dormito un paio d'ore molto profondamente. Ci siamo svegliate perché c'erano degli strani rumori in casa. Adesso stiamo andando al mare, io in questa tenuta, ma prima di andare al mare cercheremo un supermercato. E qui la gozzetta TL è attiva. Adesso vi mostro un po' Polignano. Del vlog in questa distruzione. Ho appena preso il caffè, meno male. Guardate che carino. Vedete? E adesso ci stendiamo sui sassi. Insomma, bella questa vacanza, vero? Sei felice? Oddio, sì, tanto, veramente. Cosa hai imparato di bello in questa vacanza? Allora, che le cose belle accadono all'improvviso, che le cose divertenti pure, che sei una bellissima persona. Oh, grazie. Mi ricordo così all'improvviso. Alcune persone dicono di essere fotografi, ma non sono No, fotografi. esatto, no, l'ho fatto meglio io, proprio non sono una fotografa. Ma veramente. E poi niente, io ho speso 50 euro per un regalo che forse non darò mai. Ma mi sto denudando, ma qualcuno mi dice qualcosa. Oh mio Dio! Questo profumo di detergente. Vabbè, basta. Stasera andiamo a mangiare qualcosa di tipico per la prima volta. Ci siamo. No, non è la prima volta. Mi sono messa un outfit un po' affatoso. Ho avuto questa fantastica idea di questi tatuaggi dorati. Vediamo che cosa ci riserva il luogo, quali sapori, quali profumi ci riserva Polignano a mare. Ho fame. Che bello ragazzi, tutto tungsteno, 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 guardate. Oh, lì ci sono i ponteggi. Vedi che bello. Comunque per strada ci hanno già bullizzato, ci hanno detto le Lallichelli, poi ci hanno detto Miss Italia e non so che altro.
Davvero, non Sì, ho no, ma in capito. senso, cioè, in senso positivo, non in senso cattivo. Però, che modi sono? Che siamo vestite un po' fatose. Vabbè, niente, mo andiamo a casa che devo fare la live. La live di Bigo devo fare, non ce la faccio. Stai andando a caccia? E lì ce ne sono altri. Quella è la mamma, quello è il fratellino. Ciao, quanto siete belli. Non ci vedono però.